Legge di stabilità, mozione di fiducia del governo. Cosa manca alla legge di stabilità? Noi certamente voteremo contro, abbiamo criticato apertamente questo provvedimento, ci sono soldi dati a chi non li merita, ci sono tagli gravi alla Regione Lombardia, più di 300 milioni, e mancano misure strutturali, una in particolare, e cioè l'eliminazione del patto di stabilità che sta fortemente penalizzando i comuni lombardi e non solo, anzi li sta uccidendo. Ogni giorno ci sono manifestazioni di sindaci di tutti i partiti, anche ieri, che minacciano dimissioni in massa perché questo patto di stabilità, che loro giustamente definiscono patto di stupidità, impedisce loro di governare. Su questo punto fondamentale per il buon governo del territorio, e io dico per la democrazia, la legge di stabilità non dice nulla. Noi abbiamo chiesto che venga inserito invece una norma che modifica il patto di stabilità. Non è avvenuto, quindi non c'è motivo di votare a favore di questa legge. Giovedì abbiamo appreso da lei la presentazione del master plan sull'area del post Expo 2015. Il Milan costruirà lì il suo stadio? C'è una manifestazione di interesse del Milan rivolta alla società, di cui abbiamo parlato in assemblea, e ho fatto la richiesta, abbiamo poi deciso di chiedere anche all'altra squadra, all'Inter, se fosse interessata, e nel qual caso si procederà, come si deve fare in questi casi, ad una gara vera e propria. Se rimarrà un'unica manifestazione di interesse, la decisione presa è quella comunque di realizzare lo stadio. Sono molto soddisfatto di questo perché era stata una mia proposta, e a quel punto lì, se c'è un'unica manifestazione di interesse, un'unica squadra disponibile a farlo, mi sa che dovrà farlo quella squadra. Ci metterebbero anche due di stadi nell'area, nella città dello sport. E comunque volevo capire, il Milan è in vantaggio in questa corsa? No, non è in vantaggio. Il Milan ha dato il là alla decisione, perché senza l'offerta del Milan sarebbe stato tutto più aleatorio. Sappiamo che lì lo stadio ci sta, sappiamo che è una buona idea, e adesso c'è anche qualcuno che dice io sono pronto a farlo. Ho visto un'intervista, varie interviste in questi giorni di giocatori sportivi come Karl-Heinz Rummenigge, che dice ha fatto l'esempio di quello che è stato fatto a Monaco. Io conosco altri esempi, Amsterdam per esempio, di una città dello sport con tanti servizi, tante attività, multisala, ristoranti. Questo rilancerebbe la candidatura di Milano per le Olimpiadi del 2024. È la candidatura che ho avanzato io, quindi assolutamente sì. Ma l'idea è quella di realizzare un complesso che attrae i cittadini a stare lì dal mattino alla sera e nel pomeriggio anche andare a vedere la partita. Oggi invece chi va allo stadio va all'ultimo minuto e scappa via subito. Questi sono esempi che ci sono in Europa e penso che il Milan abbia in mente qualcosa del genere. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se anche il neopresidente Toir, che ho incontrato, è interessato alla cosa. Più interesse c'è, meglio è. Però partiamo dal fatto che c'è già una squadra interessante. L'incontro di oggi ha confermato l'attenzione di Regione Lombardia alle piccole e medie imprese. Sì, noi siamo assolutamente interessati e consapevoli che il sostegno alla sviluppo economico passa attraverso il sostegno alla piccola e media impresa, alle associazioni di imprese come la CDO ed altre, e all'innovazione. Ma soprattutto il mio compito è quello di recepire le buone idee, le proposte che vengono, e ce ne sono tante, e anche oggi ne ho sentite diverse sulla lotta alla burocrazia, i tempi della burocrazia, i costi della burocrazia. Con queste iniziative, con queste idee, che poi noi siamo in grado di realizzare i programmi che stiamo realizzando, in particolare sull'innovazione. Quindi è tempo ben speso quello di venire ad ascoltare chi ha idee interessanti da proporre. Ha parlato della Lombardia come una futura Silicon Valley, questa è la speranza un po' di tutti. È una vocazione della regione quella di essere protagonista nell'innovazione. Abbiamo un tessuto imprenditoriale che è
naturalmente dedicato all'innovazione, lo fa per sopravvivere tutti i giorni le piccole imprese. Abbiamo una rete di la presenza di tante multinazionali, di centri di ricerca privati, abbiamo 12 università. Mettere in rete tutto questo significa fare della Lombardia la regione di eccellenza, la prima regione in Europa dal punto di vista dell'incapacità di innovazione, investire in innovazione e ricerca. È una vocazione che io intendo sostenere e valorizzare, ovviamente mettendo a disposizione le risorse pubbliche, le risorse della regione. Nel nostro piano regionale di sviluppo c'è il raddoppio della percentuale di PIL a disposizione di progetti di innovazione e ricerca dall'1,5 al 3%, vuol dire quasi 10 miliardi di euro che entro la fine della legislatura siamo impegnati a recuperare. Cioè, sul discorso di ieri di Berlusconi sulla sua decadenza, qual è il suo giudizio? Non l'ho sentito, ma domani si vota, mi pare, no? Domani c'è il voto. Pare che l'atteggiamento della sinistra sia molto chiaro, voteranno per la decadenza e quindi i numeri ci sono per farlo decadere. Quindi noi abbiamo già espresso chiaramente la nostra posizione come Lega, voteremo contro, ma la maggioranza penso che voterà a favore della decadenza. Dopodiché spero che Berlusconi e Forza Italia prenda atto che non può continuare a far parte di una maggioranza che ha nei confronti suoi un atteggiamento così fortemente ostile, però è una decisione che non spetta a me. Intanto, parlando di primarie della Lega Nord, a Spirano si sono visti tutti i candidati sul palco, le piacciono queste primarie, le piacciono le proposte dei suoi successori? Dei miei successori sì, mi piacciono, qualcuno di più, qualcuno di meno, ovviamente io ho già detto qual è la mia opinione, ma devo dire che sono soddisfatto perché ad oggi ho sentito questa mattina i numeri dei militanti che stanno partecipando alla sottoscrizione delle candidature, alle firme, siamo quasi a un quarto di tutti i militanti. Non è la partecipazione al voto, è la partecipazione a raccogliere 1000 firme, per 4 o per 5 vuol dire 5.000 firme, abbiamo già superato questa quota, quindi sono molto soddisfatto della partecipazione. Mancano ancora 2 giorni, c'è tempo fino a giovedì a mezzogiorno per la raccolta delle firme e poi vedremo chi sarà riuscito a raccogliere le firme e ci saranno poi le primarie. È un esercizio di democrazia interna che non si era mai fatto. Qualcuno forse ha timore di questo, io no, io penso che si debba dar voce ai militanti senza infingimenti e senza trucchi. E qui non ci sono né infingimenti né trucchi. Siamo di fronte al volere dei militanti. Quello che decideranno i militanti per me è legge.